Salve a tutti friends dal vostro Super Corris, si torna su Project Car 2 e questa settimana facciamo una prova veramente ghiotta, raga. Avevo tante idee, ma alla fin fine, curiosando tra le vetture, ho scelto una categoria che mi piace davvero tanto e a cui negli anni, in passato, ho partecipato anch'io, in un certo senso, ovvero i Track Day. Che cos'è questa categoria, raga? I Track Day sono delle gare in pista, sono delle sessioni in pista aperte a chiunque voglia portare la propria auto a sfrecciare su un tracciato, su un circuito. Chiaramente ci sono categorie, chiaramente ci sono vari tipi di vetture. Ci sono quelli più amatoriali dove potete andare pure con la Panda e sfrecciare in pista, fino a quelli sempre a più alti livelli, fino a poi ci sono i Time Attack, che sono delle competizioni sul giro secco, toste, dove ci iniziano a essere macchine da corsa. Però raga, lo spirito è quello di provare vetture sul proprio, su un tracciato. Molte case hanno iniziato a creare dei modelli appositi per fare questi track day, soprattutto case grosse anche. E allora oggi andiamo a provare alcuni modelli di queste case. Qua possiamo vedere la prima, è l'Aston Martin con questa Vulcan da 810 cavalli. Vedete, una macchina stradale, perché poi nei track day si va con macchine prevalentemente stradali che si possono usare anche in pista, per quanto siano supercar. Raga, c'è questa qua, poi c'è, vi faccio vedere la più iconica, quella che mi è piaciuta di più, che proveremo, eccola qui. La McLaren P1 GTR, vediamo, 1000 cavalli, una macchina brutale. Track Day ha una delle categorie più potenti, quindi una macchina mostruosa. E ne proviamo 4-5 e vediamo quella che va più veloce in pista e che ci fa divertire di più, friends, come sempre. Iscrivetevi al canale, seguitemi sui miei social prima di iniziare. Seguitemi sul canale Telegram per le offerte Supercorris, offerte Amazon, per essere aggiornati sulle migliori offerte di Amazon tutti i giorni. E sul canale ufficiale Supercorris per avere le news in anteprima. Partiamo, friends. Eccoci qua, friends. Aston Martin, manco i guanti mi sono messo, proprio come se andassimo in pista lerci. Ho scelto il Red Bull Ring perché è una pista che mi piace. Vai. Oh, 810 cavalli per l'Aston Martin. Vediamo che fa qua sulla pista del Red Bull Ring. Bella raga, c'è un rumoretto sta macchinuccia. La faccio vedere pure da fuori. Madonna santa, non c'è manco le luci. E qua adesso è da capire i punti di frenata e tutto, perché ci ho giocato con Formula 1 negli ultimi giorni. Vi posso assicurare che non è la stessa cosa. Friends, è potente st'auto, per come c'ha gli 800 cavalli, si sentono. Non mi fanno impazzire di gioia, perché chiaramente una vettura potrebbe fare qualcosa in più, secondo me. Ha un motore molto progressivo. Buona la tenuta di strada e la frenata, perché essendo una vettura comunque di base stradale va bene. Però ha comunque delle caratteristiche da track day, è evidente, perché ha troppa tenuta di strada. Sembra quasi una GT3. Vediamo il tempo che farà, così ce lo andiamo anche a paragonare poi con gli altri. Raga, va, vedete quanto è preciso in curva. Siamo una seconda violenta. Andiamo a vedere quanto ha fatto, dai. Torniamo ai box. 1:36:09. Bene, dai, passiamo alla seconda. Eccoci qua, raga, con la Caterham. Questa è una vettura stradale, anche se non sembra. L'hanno provata pure a Top Gear. 310 cavalli, però questa è un'auto molto stile da pista. Quindi ha più o meno le sospensioni di un'auto da corsa. È una vettura da corsa che però è omologata anche per strada. Vediamo quanto girerà rispetto alla Aston. Chiaramente il motore se ne scende tantissimo, raga. Eccola qui. Vedete, sembra una macchina del WEC in miniatura. 6 marce. È
Si può usare un po' di più in curva da quello che sto vedendo. Quindi possiamo spingere un po'. Caterham fa queste auto come Radical pure. O Radial, non mi ricordo come si chiama. Fa queste vetture estreme da strada, però effettivamente sono delle auto da pista mascherate. Infatti, vedete, c'è una frenata molto potente. Anche una bella tenuta di strada. Raga, 310 cavalli sono un po' pochini. Solo quello. Se no alla fin fine l'auto c'è. Ah. Ah. Vale, ovviamente è meglio dell'Aston Martin in curva, che si è rivelata l'Aston un'ottima vettura, perché comunque schema di vettura normale, non come questa che c'ha. È proprio una macchina da corsa. Però il motore Aston Martin, secondo me, nel tempo farà la differenza, perché questa qua va troppo piano in rettilineo. Vedete pure il volante da Formula 1. Vediamo quanto fa. Sono delle categorie differenti, raga, eh. Quindi non pensate che è la stessa cosa. Ecco qua, 4 secondi, no, 35 secondi più lento al giro. Passiamo dopo. Raga, questa è cattiva, Ginetta, guardate che roba. Vettura stradale, non stiamo parlando di una vettura da pista. Però è una vettura di quelle proprio tipo la Caterham. Palesemente da pista mascherata. Vettura chiusa. Proprio come quella del WEC. Madonna, quanto va questa. Anche se a livello di potenza è palesemente inferiore all'Aston, anche questo, c'ha quasi la metà dei cavalli. Raga, madonna, non frena questa. Però guardate pure l'allestimento interno, è quello di una vettura da corsa effettiva. Ma deluso un po' la frenata, là era andato molto tranquillo, invece niente. Si sente che la massa rispetto alla Caterham è superiore. Vediamo se riusciamo a recuperare qua nel guidato. Raga, questa non mi piace per niente, posso dire la verità? Non mi sta entusiasmando. È anche un po' instabile nelle traiettorie. Raga, deluso. Molto sinceramente, non devo fare il fenomeno. Non lo sono. Ah, larga, niente, è una vettura difficilissima da guidare. Secondo me non ha fatto un tempo decente, nonostante sia una vettura da corsa palese. Andiamo a vedere il box quanto ha fatto. Minchia, voglio 1.31. Quanta cazzo siamo andati veloci? E allora è bravissima a wattare le sensazioni, perché io pensavo di essere andato molto lento. Invece abbiamo girato 5 secondi più veloci dell'Aston. Andiamo alla prossima. Eccoci qua, raga. Allora mi sono scordato di dirvi che la Ginetta c'aveva 570 cavalli come questa Lamborghini mostruosa. Sesto elemento, madonna. Vabbè, sono partito mezzo secondo in anticipo. Lo scaleremo al tempo finale. Madonna, raga, questa va. Però forse va meno della Ginetta, perché quella mi sembrava mostruosa. Madonna, che mosso sta macchina, raga. Vabbè, potente, progressiva, perché ricordiamo che è un aspirato, sound incredibile di questo sesto elemento. Più o meno a livello di velocità siamo forse poco meglio della Ginetta, sinceramente parlando, ma comunque una vettura in curva chiaramente meno prestazionale, perché quella era una macchina da corsa stradale con le sospensioni proprio stile Formula 1 WEC. Invece questa è una macchina tradizionale preparata a morte. E infatti sento una minor incisività in curva. Ecco qua, siamo andati pure un po' lunghi. Però goduria quando si riaccelera, perché la macchina va. Bella, raga. Oso una terza qui perché la vettura sento che va larga.
Qua ci lascio la terza. Riprende bene, sicuramente più lenti della Ginetta, Franz. Questa sicuramente, però è la categoria B, non è la categoria come quella dell'Aston. Andiamo a vedere. Raga, lenta, molto lenta. La terza più lenta. Abbiamo visto la Ginetta 1.31, l'Aston 1.36, questa 1.40. Dai, passiamo successivamente. Ecco qua, ragazzi, P1. Guardate che mostro mostruoso. È la vettura più potente che proviamo oggi. 1000 cavalli, tondi tondi. Vettura track day, madonna raga, non frena per niente però. Vabbè, si sente che la potenza è mastodontica. Guardate, pure gli sponsor tipo Formula 1, si sente che è un'auto proprio per correre. Raga, il problema è che non frena per niente. Sicuramente c'è qualcosa da regolare. Ma all'atto pratico non riesco a fare le curve io. Andiamo in discesa qua, freniamo prima, se no ci andiamo dritti. Madonna raga, molto strana in frenata. Potenza devastante, superiore a tutte le altre auto che abbiamo provato. Però anche la tuta di strada non mi sta entusiasmando, Franz. Niente, molto poco. Non c'ha freno motore praticamente. Adesso qualcuno di voi mi dirà, ma lo devi regolare. Sì, però raga, comunque bisogna avere un setup base che ti permette già di goderti un minimo l'auto. Madonna santo. Vabbè, abbiamo capito che la McLaren non ha un buon freno motore, una frenata adeguata. Madonna, è un mostro, voglio. Andiamo a vedere quanto ha fatto. Minchia, raga, 1.28. Non frena, però viaggia. Miglior tempo! Batte anche la Ginetta, che è una vettura comunque dalla conformazione prettamente da pista. Raga, questa è mostruosa, guardate che belva. Questa è proprio track day, guardate dietro, madonna santa, pazzesca. Questa è una Lancer. Madonna, quanto mi fa fastidio a me. Inquadratura così. Cioè, guidare a destra. Madonna, sentite il turbo. Raga, questa può dare fastidio alla McLaren perché c'ha 940 cavalli e è preparata a morte. Chiaramente non hanno l'esperienza che ha preparato quest'auto dei tecnici McLaren. Però già frena bene. Madonna santa come si incapretta, ma va da pazzi. Allora, la motore meno potente. Non sono i 60 cavalli. Secondo me, infatti, vedete pure lo sponsor Time Attack. Questa è proprio quella là da Time Attack, ovvero quello sport che vi ho detto dove si corre in pista e si fa il miglior tempo con vettura anche da corsa. Perché questa è una vettura da corsa. Questa sicuramente non circola su strada. Oh! Peccato, si è incaprettata. Raga, bisogna guidarla sempre a velocità folli perché se no, vedete come è rallentato un minimo. Se è sceso il motore, ti rischia di farti girare. C'ha una tenuta di strada forse lievemente superiore a quella della McLaren, ma vorrei ben vedere, c'ha le ali, sembrano le porte da calcetto, però a livello di potenza perde qualcosa. Prende il cordolo pieno Corris. Guardate che mostro, raga. Andiamo. Ah, 5 marce. Manco 6 marce c'ha. Minchia, vaglio lentissimo. 1.36. Porca vacca, com'è l'Aston? Andiamoci a provare un'altra, va. Ragazzi, proviamo l'ultima. Questa Nissan GT-R vecchia. Però c'ha 695 cavalli, quindi. Guardate l'abitacolo anni 90. Accelerazione un po' strana. Andiamo in curva. Questa però è gruppo B, non è gruppo A. Quindi ha molti meno cavalli di una McLaren di 1000 cavalli o della Lancer che abbiamo provato prima. E anche molto meno estrema della Lancer.
Questa mi dà proprio l'idea di essere una vettura track day di tanti anni fa. Proprio come preparazione, perché vedete, non ha tutte quelle appendici aerodinamiche. Però il lato pratico viaggia tanto, mi sta piacendo, molto guidabile, guarda quanto sono belle le lancette che salgono. Ma raga, ottima la guidabilità, eh. Si sente la potenza in meno. Bello che oggi abbiamo provato tante tipologie di vetture, come avete visto, simil racing proprio, vetture proprio palesemente da strada, palesemente da pista, palesemente racing. Omologate per la strada, non omologate per la strada. Alla fin fine vince la McLaren, che è una vettura, da quello che mi ricordo io, che è anche stradale. Certamente molto estremizzata. Mettiamoci qua con la Nissan. Niente, largo. Raga, ho provato a forza un po', ma si sente tutto il limite di un progetto così vecchio. Vedete, molto meno. C'ha le alette e tutto, molto meno estrema della Lancer che abbiamo provato prima. Andiamo a vedere quanto fa questa, va. Raga, 1,45, ma ci sta perché è una vettura comunque molto vecchia. Friends, spero vi sia piaciuta questa battaglia. Vi do appuntamento ai prossimi video. Il vostro Supercore. Ciao agliù!